Abbiamo sempre più bisogno di smart city nel nostro futuro e uno degli episodi, uno degli eventi principali di Smart Building Expo è stato anche quest'anno la Smart City Conference, che appunto prospetta gli scenari metropolitani e urbani dell'immediato futuro e anche di quello un po' più lontano. E allora cerchiamo di capire come si prospetta la città, la Smart City come network intelligente, assieme a Laura Morgagni, che è segretario generale del cluster nazionale delle Smart Community Tech. Sì, grazie. Oggi eravamo qui alla Smart City Conference a parlare di un tema che ci sta molto a cuore, quindi come le città possono diventare veri abilitatori di innovazione e far sì che l'innovazione arrivi vicino alle persone e sia in grado di migliorarne la qualità della vita. Perché le città naturalmente diventano accentratori di criticità. Nelle città si consuma il 75% dell'energia, si producono l'80% delle emissioni, ma quindi anche piccoli miglioramenti all'interno di questi contesti possono generare grandi benefici. Ma non solo, le città possono anche attrarre investimenti e riverberarli su territori molto più ampi, perché le città sono anche al centro di flussi logistici, di trasporto e di flussi di informazione. Le città possono essere veri abilitatori di innovazione laddove siano in grado anche di aggregare i famosi partenariati pubblico-privati, quindi si mettono a disposizione come territori di sperimentazione e facendolo appunto con le imprese, con gli atenei, in modo da poter aggregare competenze, investimenti e opportunità. Che cosa fa in tutto questo il cluster nazionale? Si mette a disposizione delle città in primis per accoglierne i fabbisogni, per facilitare il dialogo precompetitivo con gli attori industriali, quindi comprendere quali siano le possibili soluzioni, e oggi anche in un grande momento di opportunità e di investimenti come il PNRR per facilitare poi le progettualità. Ci sarà bisogno di investire moltissimo, lo potranno fare solo quegli attori che saranno in grado di collaborare gli uni con gli altri. Altri anche grazie al supporto del cluster nazionale. Un'ultima domanda, dottoressa Morgagni, dopo anni di ritardi, quante possibilità avremo di vedere a breve termine un'Italia più smart? Il momento è ora o mai più. Dobbiamo fare un salto, attendiamo con ansia anche le grandi semplificazioni ancora attese proprio sul codice degli appalti, dovremmo velocizzare perché non si può più aspettare 7-10 anni per realizzare un'opera pubblica, però questo è il momento ed è il momento di creare competenze nel settore pubblico e nel settore privato e di rendere tutto il sistema più intelligente anche appunto attraverso l'acquisto di innovazione. Speriamo di ritrovarci con questi auspici rispettati tra 2 anni a una nuova Smart City Conference. Grazie, dottoressa Morgagni. Grazie a voi per l'invito e ci rivediamo tra 2 anni a raccontare i risultati.